Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Questo è un video in cui devo rispondere un po' alle vostre domande, perché me l'avete chiesto veramente in tantissime delle ore. Tanto i youtuber dicono me l'avete chiesto in tantissime. Ecco, questo è uno di quei casi in cui è vero, cioè nel senso me l'avete realmente chiesto in tantissime. Fatevi prima salutare. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette, da anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di Kim. Oh yo, questo mi stava proprio, stava per letteralmente farmi un panettonzio, un panettonzio. Parliamo di Kim Min-jae. Perché ragazzi dobbiamo parlare di Kim Min-jae? Perché stiamo al 14 di luglio, attualmente sono le 19:24 del 14 luglio ed ancora non è stato ufficializzato Kim al Bayern Monaco. Allora, bisogna andare per gradi, perché molti mi stanno chiedendo. Allora, innanzitutto, da quello che so io, la clausola non scade questa notte a mezzanotte, ma scade la notte, cioè le 11:59 del 15 luglio, ovvero di sabato 15 luglio, ovvero il 16 luglio. Le 11:59 del 15 luglio, ragazzi, sono l'ultimo minuto disponibile per esercitare la clausola. Allora, io parto dal presupposto che secondo me è letteralmente impossibile che questa operazione salti. Cioè non riesco a vedere un futuro, un universo parallelo, un universo disponibile in cui questa operazione non si chiuda. Mi sembra veramente una cosa troppo assurda, troppo fuori da qualsiasi tipo di normalità. Poi noi sappiamo che il calciomercato e la normalità non vanno assolutamente d'accordo, e soprattutto la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e la normalità non vanno assolutamente d'accordo. Quali sono le ipotesi? Quella più plausibile, secondo me, è che la clausola del Bayern Monaco, cioè la clausola di Kim da parte del Bayern Monaco, sia già stata esercitata e non è stato ancora ufficializzato né dal Napoli né dal Bayern Monaco, per il solo e semplice fatto che Kim deve tornare, probabilmente deve ancora tornare dal servizio militare per poi fare i video, tutte le situazioni varie per annunciare l'acquisto. Questa secondo me, poi uno verrebbe, poi chiaramente verrebbe a dire: perché allora non l'ha annunciato il Napoli? Forse si sono messi di comune accordo col Bayern Monaco per annunciarlo insieme, spesso accade anche questo. Questa secondo me è la prima ipotesi, nonché la più plausibile. La seconda ipotesi, un po' meno plausibile, sono andato proprio in ordine di probabilità, dalla più probabile alla meno probabile. La seconda ipotesi può essere che il Bayern Monaco, per fare uno screzio al Napoli che ha chiesto una cifra indecente per Osimhen, anzi, per riprendere le parole del presidente De Laurentiis, più che indecente per Victor Osimhen, il Bayern Monaco è come se stesse bloccando il calciomercato del Napoli per pagando la clausola rescissoria all'ultimo secondo disponibile, dunque aspettando che appunto, magari, se non voglio dire 11:59, perché un'operazione del genere non la puoi appendere così ad un filo, hai un'occasione veramente irripetibile di prendere un calciatore fortissimo che vale molto più dei 50 milioni della clausola, di certo non rischi così tanto. Poi stiamo parlando comunque del Bayern Monaco, ragazzi. Non ho dubbi sul fatto che siano estremamente preparati, proprio loro, che oltre ad avere i soldi sanno anche come utilizzarli, sanno anche come comportarsi, sanno come programmare. Il Bayern Monaco, ragazzi, è una società serissima, secondo me il classico modello di come dovrebbe funzionare una società, perché mentre nel Manchester City, ragazzi, è vero, una squadra fortissima, allenatore straordinario, giocatori clamorosi, magari non è proprio il modello perfetto di società, il Bayern Monaco invece secondo me lo rappresenta. Io poi vi dico sempre, ragazzi, di andarvi a vedere, se non mi sbaglio era proprio l'All or Nothing su Prime Video del Bayern Monaco, in cui si vede proprio come dovrebbe funzionare una società di calcio in questo secolo. Ecco, adesso dobbiamo accostare un attimo, deve venire di qua, non lo sappiamo, adesso vediamo un attimo. No, sì, adesso accostiamo subito, un posto un po' più adatto per accostare, facciamo in questa maniera.
Speriamo sia tutto bene e poi torniamo a parlare di Kim. Questa, ragazzi, comunque è la seconda ipotesi, che il Bayern voglia fare effettivamente uno screzio al Napoli per, come dicevo, bloccare il mercato e fare in modo che questa operazione sia appesa ad un filo finché loro decidono che sia così, perché chiaramente hanno il potere decisionale, ce l'hanno tutto loro, perché hanno l'accordo con Napoli, cioè hanno l'accordo, chiedo scusa, con il calciatore, e col Napoli non devono trovare alcun accordo perché c'è una clausola rescissoria. Poi c'è un'altra ipotesi, che è la penultima ipotesi, ed è secondo me veramente folle, ed è quella che, poi ripeto, tutto può succedere, Aurelio De Laurentiis abbia trovato un cavillo, oppure avesse già studiato questo cavillo per fare un inciarmo, per evitare che venisse effettivamente, che venga effettivamente ceduto Kim al prezzo della clausola rescissoria, e quindi di poterlo poi vendere alla cifra che decide lui, perché chiaramente nel momento remoto, dal momento, ripeto, lontanissimo, in cui Kim dovesse rimanere a Napoli, dovesse non andare al Bayern Monaco con la clausola rescissoria, comunque Kim secondo me non rimarrebbe a Napoli, perché da che avevi un accordo per percepire 7 milioni di euro, 8 milioni di euro, 9 milioni di euro, di certo non puoi pensare di percepirne a Napoli, e quindi una sistemazione dovrà con ogni probabilità trovarla a prescindere. Kim, prego, facciamo passare il gentilissimo signore, e quindi questa è la terza ipotesi, secondo me veramente estremamente remota, secondo cui De Laurentiis avrebbe, cioè la società Napoli abbia questo, mamma mia, cre oggi abbia questo potere, diciamo, di fare questi, non lo so, che abbia messo un cavillo, non lo so, veramente non ho idea. La penultima, che poi ce ne sarebbe pure un'altra, che è quella che è uscita questa mattina sui giornali, la penultima ipotesi è che il Bayern abbia avuto un ripensamento, ma questo secondo me è veramente, anche in questo caso parliamo di roba senza senso. L'ultima ipotesi è quella che è uscita sui giornali in mattinata, che secondo me proprio certifica quanto non si sappia nulla su quanto potere abbiano, quanto potere abbia il calcio e quanto potere abbiano certe società, si parla, e quanto la gente sottovaluti certe società, sia dal punto di vista del potere che dal punto di vista proprio intellettuale. A quanto pare molte testate giornalistiche pensano che nel caso in cui il Bayern volesse aspettare domani, non potrebbe più acquistare Kim perché le banche sono chiuse. Ma secondo voi, uno, chi si sottanti scemo da non sapere che le banche sono chiuse? Due, seppur le banche sono chiuse, questi, il Bayern Monaco, uno dei club più potenti al mondo, non trova il modo per far comunque arrivare il bonifico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma pure se sono chiusi, no? Sono chiuse le banche, che tu fai il bonifico in data 15, quando la clausola è ancora esercitabile, viene contabilizzato di lunedì, cioè secondo me rimani comunque all'interno di quelle che sono i paletti del contratto. Poi questo non lo so, perché tutto può essere, ripeto, tutto può essere. Per me la prima opzione è la più plausibile di tutti, perché altrimenti veramente dovesse essere la terza, è il mondo di Aurelio De Laurentiis e noi ci viviamo dentro. Cioè questo è, se dovesse essere così, è il mondo di Aurelio De Laurentiis e noi semplicemente ci viviamo dentro, e deve essere nominato imperatore supremo della terra seduta a stand, perché se questo veramente è riuscito con una clausola valida per 2 settimane a trovare il cavillo per prendere ancora più soldi, bisogna stare zitti ed ammirare la grandezza che è Aurelio De Laurentiis. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico, teleclip, anticonici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!